A Palazzo San Giacomo il cast di Indivisibili, l'originale film di Eduardo De Angelis, vincitore alla Mostra del Cinema di Venezia del premio Pasinetti. Grottesca ed esemplare la storia delle due gemelle siamesi sfruttate dai parenti come fonte di reddito familiare. Abbiamo imparato sicuramente ad essere libere, ad accertarci per quello che siamo e non per quello che possiamo apparire. Le difficoltà sono state tante perché comunque interpretavamo due gemelle siamesi e ci siamo allenate duramente per rendere tutto molto più realistico. Siamo molto felici e soddisfatte anche perché non ce l'aspettavamo. Il sindaco di Napoli ci ha dato questo riconoscimento e siamo felicissime. È un bellissimo film, inutile dirlo. La gente che lo è andato a vedere è stata entusiasta. Spero che ci sia una nuova occasione per questo film di riproporsi, perché tu sai che quando poi vanno e vincono dei festival, delle cose vengono riproposte. So che ci sono in trattativa, un festival molto importante, non lo dico per scaramanzia, se dovesse andare in porto sono sicuro che la gente che non è andata lo andrà a vedere. Agli attori, al regista e al produttore, il sindaco De Magistris ha consegnato un riconoscimento in virtù degli importanti premi ottenuti dal film. Le storie eccezionali diventano emblematiche e tutto ciò che è emblematico in realtà ci parla molto più in profondità di quanto possa apparire. Cerco di cogliere l'essenza profonda della realtà, esulando sia da una messinscena di tipo realistico sia da una messinscena di tipo surreale. La ricerca si concentra sulla verità. Le ragazze hanno dimostrato una grandissima propensione al lavoro e una grande attitudine professionale. Oltre ad essere portatrici di un talento speciale, diciamo che mi hanno soddisfatto sotto tutti i pronti.